Non affondare la lama nella carne innocente. Nasconditi in piena vista. Non compromettere la confraternita degli assassini. Sono questi i fondamenti del credo, quei principi che guidavano la mia vita. Ero un ragazzo allora. La guerra dei sette anni era alle porte. Non avrei mai immaginato ciò che il futuro aveva in serbo per me, né il prezzo che avrei pagato. Mi chiamo Shay Patrick Cormac. E questa è la mia storia. Beh, non resteremo senza legna d'arte. Ammettilo, ho quasi vinto. Quasi conta come niente, Shay. E poi no, è stata solo... La fortuna dipende da noi, Liam. Lo ripeti da anni, ma non hai avuta granché fino ad oggi. O l'hai usata tutta per tirarti fuori dai guai? Lo sai, i guai mi seguono ovunque. Torniamo indietro. Andiamo. Pare che il capitano della Verandria e i suoi siano nei guai. Quindi un incontro con i contrabbandieri può finire male. Vado troppo veloce per te? Ti sto solo tenendo d'occhio nel caso tu cada e ti faccia male.
Così va bene. Ora sì che si ragiona. Su, è meglio non far aspettare Chevalier. Merda, dove sono quegli idioti? Che razza di... Dove diavolo eravate? Eravamo a caccia. Cos'è successo? I miei uomini sono stati attaccati dagli inglesi. Oh, capitano Joseph, perché non li hai sconfitti da solo come dici di saper fare, eh? Per te, capitano Louis-Joseph Gautier, chevalier de la Vérendrye. E ti sbagli se credi che un allenamento farà di te un vero assassino. Hai idea di che significhi? Significa essere all'altezza di un'antica tradizione. Significa obbedire ciecamente al tuo mentore. Altrimenti come potremo liberare l'umanità? Sono belle parole, chevalier. Ma non mi sento poi così libero. Ma guarda come parli tu. Brutto idiota. Contadino dal cervello avariato. Ti insegnerò un po' di buone maniere. Brutto idiota. Contadino dal cervello avariato. Andiamo, signori. Abbiamo un nemico comune e credo sia vicino. La marina inglese ci ha attaccati e costretti alla fuga. Siamo bloccati e peggio ancora, i contrabbandieri che ci aspettavano sono stati fatti prigionieri. Noi liberiamo i contrabbandieri. Tu pensa ai feriti. Prendi queste. Ti serviranno. E attenzione, Shay. La marina inglese sarà pronta. Pensa all'addestramento. Pronto a dargli una lezione? Certo, non vinceranno mai. Dove sono i miei compagni ora, brutto verme? Let's have a word. O ti spacco la testa in due! Li troveremo e li costringeremo a seppellire i tuoi pezzi! Perché ci sono solo qui in giro? Della sorte. Buona caccia, gente. Diamo del fuoco. Affondiamo quella nave. Non avete possibilità. Sì. Yeah.
tenevo in serbo per te. Che gentile. Forse non sei del tutto inutile, Jay. Parlando di cose inutili, questi bastardi non avranno più bisogno della nave. Questa grossa merda? Se la vuoi, Shay, prendila pure. Ora riportami alla mia nave. Hai sentito, Chevalier? La nave è tua, Shay. Forza, prendi il timone. Gli uomini salvati vorrebbero unirsi a me. Un ottimo equipaggio. Il loro capitano non mi convince molto, ma dopo di me tu sei il marinaio più esperto della confraternita, Shay. In più ci farebbe comodo un altro vascello, persino uno ridotto così. È mia, non è vero? La nave è mia. Aprite le vele! Mucchio di spazzatura, sì. Ah, dopo una mano di vernice e dei cannoni nuovi, non avrà nulla da invidiare alle altre navi. Vogliamo iniziare, capitano? Chiedo altro. Teste di cazzo. È ridotta male, ma galleggia ancora. Il suo nome è Morrigan. Morrigan? La regina delle fate che fu la rovina del saggio Merlino? Oh, è perfetta per te, Shay. Morrigan era un'antica dea, la regina della guerra e dell'oscurità. Raccoglieva le anime dei guerrieri caduti. È perfetto. Aprite i freni! Muoversi! Lascate, via dal vento! Ancora giù! Capitano, liberate i freni! Tardi così la affonderanno. Diamo alla prova la Morrigan, capitano Shay. Pronti allo scontro, uomini! Vedo solo acqua. Diamoci una mossa. Fuoco! Le calcagna! Niente! Fermali, ragazzo! Dai pesci! Quasi pronti, capitano! Fuoco! Stanno ricevendo gran forte! Fuoco! Stanno facendo pezzi! Fai qualcosa! Ritornarmi! Cade in grotta! Fuoco! È lungo e dobbiamo fare le riparazioni. Ehi, allegria, ragazzi! Chevalier è contento di noi! Quale rotta vuoi che imposti, Shay? È ora di tornare a informare il mentore, sei d'accordo? Parole sante, capitano, parole sante. Diavolo hai fatto? È una specie di virus dormiente. Evacuazione. Cazzo! Resisti, ti tiro fuori! Avviatevi con calma all'uscita della città. Ripeto, rimanete calmi, niente panico. Avviatevi all'uscita. Scusa per l'uscita brusca. Auricolare ok? Prova. Ripeto, questa
Ti trovavi in un Animus. Animus, ok? Lo usavi per accedere tramite Helix ai ricordi genetici di Shay Cormac. Lavori per l'Abstergo Entertainment, sai? Beh, ti suona familiare? C'è stato un errore nella sessione e coinvolge tutto l'edificio. Troviamo il tuo capo. Ti ricordi di lei, vero? Melanie LeMay, molto attiva e super ambiziosa? Ecco, tieni il comunicatore, usalo se ti perdi. Ora andiamocene. Seguimi, muoviti. Questo caos è decisamente colpa tua, in caso te lo domandassi. Andrà tutto bene, su col morale. Che cosa sta succedendo? Un file chiamato Shay Cormac conteneva un virus trappola. Spetta a te impedire tutto questo. Dobbiamo contenere questi ricordi, poi li distruggeremo. No, isolateli. Voglio studiare questi ricordi. Ma... Con tutto il rispetto, LeMay, non è una richiesta. L'hai sentito? Bene, mi servirebbe il tuo zuccone, ok, signorina LeMay? Senti, magari ti sembrerà un po' strano, ma dovrai lavorare per... i clienti che ci hanno assunto per potenziare la sicurezza. Otso Berg e Violet da Costa. Solo Violet. Vado a controllare i nostri e mi preparo per la stampa. Fai quello che ti dicono di fare, ok? Forza squadra! Tecnicamente non sei responsabile, ma hai lasciato uscire il virus. Quindi è giusto che mi aiuti a eliminarlo. Il signor Berg vuole che riviviamo i ricordi di Shay. Per farlo dobbiamo accedere a Helix. Ma non funziona, vanno riavviati i server dal seminterrato. Chiunque abbia progettato questo virus è un genio. Non solo ci vieta l'accesso al cloud, ma ha compromesso gli altri sistemi operativi che regolano l'edificio. Melanie, gli ascensori sono fuori uso, siamo bloccati qui? Merda, sì. Farò venire i tecnici al più presto. C'è un server su questo piano. Per ora ce lo faremo bastare. Agente da Costa, voglio aggiornamenti regolari sui progressi dei ricordi genetici di Shay. Perché? Da quel che so io non è importante. Se Shay Cormac è chi sospetto che sia, questo piccolo contrattempo potrebbe offrirci una ricompensa inattesa. Procedi alla sala server di questo piano. Allineando i raggi ai segmenti del nucleo dovrei risolvere il problema, ma è qui che si complica. Devi spostare i cerchi in modo che ogni segmento sia alimentato da un raggio. Mi raccomando, ogni segmento. Solo un raggio per ciascun segmento del nucleo, ok? Quando tutto sarà alimentato il sistema si riavvierà, capito? Dai, prova. Bel lavoro. Questo nucleo non era complesso. Ma riavviare l'hardware avanzato nel resto dell'edificio richiederà più lavoro. Gli assassini vogliono far credere che Al-Mualim fosse un grande mentore che divenne avido e corrotto e che collaborò con i Templari per ottenere una mela dell'Eden. Io invece vedo un capo accorto e scaltro. Un uomo che usò il suo assassino migliore, Altair, per eliminare gli altri cospiratori e tenere la mela per sé così da usarla per garantire la pace nel mondo. Nonostante Al-Mualim non fosse un Templare, è interessante notare come la sua visione della pace fosse più in linea con la filosofia Templare che con quella degli assassini.
In passato, entrambe le fazioni avevano come scopo la pace. L'unica differenza erano i metodi con cui ottenerla. Se Al-Mualim non fosse stato ucciso da Altair e avesse proseguito il suo piano, magari oggi noi non combatteremmo. Fu solo dopo che Altair introdusse il nuovo ideale del libero arbitrio nella confraternita che il conflitto si esacerbò e si diffuse in tutto il mondo. Perché se il cosiddetto saggio della montagna può vedere le cose dal nostro punto di vista, di certo possono anche gli altri assassini. È passato di tempo. Achille, Adewale, come va nelle Indie occidentali? Molto male, temo. Dal tuo sguardo immagino tu voglia parlarne. Vieni. Chi è l'ospite? Ecco Adewale, uno schiavo che ha liberato se stesso e centinaia d'altri nelle Indie occidentali. Lui è l'incarnazione vivente del credo. Capisco. Facciamo un po' di pratica. Dopo. Adesso ho altro da fare. Dimmi cos'è successo.